Esordio con il botto qui a Salerno, una prestazione completa, direi una prestazione di squadra. Sì, una prestazione ottima su una pista non facile, con giocatori giovani, giocatori di esperienza che sanno tenere molto bene la pista, calcolando che questo è lo stesso gruppo qua, nemmeno 24 ore fa ha giocato una partita under 19 e ha fatto il viaggio notturna. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata, ma ragazzi onestamente hanno fatto molto molto bene. È un percorso di crescita a loro, più che un campionato, e il più vecchio è un 2004, il più giovane è un 2007, quindi diciamo che è un cantiere aperto questa squadra qua, però stiamo facendo benino. Siete riusciti comunque ad azzerare il divario che c'era dal punto di vista anagrafico? Ma diciamo che il lavoro più importante adesso con questo gruppo qua è quello mentale, ok? Farli approdare, approcciare a un campionato competitivo come quello di A2, dove troveranno giocatori con esperienza, giocatori un pochino più anziani, che sono un po' più scalti, un po' più furbi, cercare di migliorare nella gestione di determinate situazioni. A livello tattico la partita l'hanno interpretata molto bene, abbiamo concesso poco e forse alla fine del primo tempo, se eravamo un pochino più scaltri, potevamo allargare un pochino il risultato. Però anche nel momento in cui il Salerno ha spinto, al secondo tempo siamo stati compatti, non abbiamo ceduto terreno, e di questo sono molto molto contento.